Siamo qui a Seeds and Chips per The Food Makers con il maestro Gualtiero Marchesi. E visto che si parla di cibo e innovazione, questo cibo e questa innovazione vanno così d'accordo? C'è ancora da innovare nell'alimentazione, nella cucina? Ma da innovare sempre, perché il mondo cammina, per cui c'è sempre diciamo una attualizzazione, dico io, anche nelle ricette stesse, no? E poi anche nella presentazione. Bisogna fare una differenza tra l'alta cucina, diciamo, e la buona cucina delle mamme, chiamiamola così, perché le mamme sapevano far da mangiare, le mamme e le nonne, perché cucinavano con amore. E l'uomo è più complicato. Io credo che prima bisogna imparare bene le tecniche di base. Poi cito sempre una frase bellissima di Alban Berg che dice: l'improvvisazione presuppone la conoscenza della materia, e se non conosci la materia fai solo dei pasticci. E dico sempre: umili e curiosi. La curiosità spalanca le porte, ci capiscono. Io dico sempre ai cuochi: domandate sempre il perché delle cose, perché sovente il maestro, chiamiamolo così, o il cuoco superiore vi dice si fa così, ma lui lo sa, magari, non sempre. E allora se tu domandi il perché, impari, e poi impari, essere curiosi è veramente un grande stimolo. Le stampanti 3D per fare il cibo, lei non la metterebbe mai nella sua cucina? No, magari le metteremo anche, non lo so, non me ne occupo di queste cose, io vado avanti per la mia strada. Sono moderno comunque, eh? Sono moderno ma non meccanico.